voi siete in linea di principio favorevole ad un'amnistia o no? Ma noi pensiamo che non sia assolutamente una soluzione. Io credo che gli indulti e le amnistie abbiano dimostrato che non risolvono la questione. Ma Grillo qualche anno fa era favorevole, sottoscrisse l'appello di Pannella. Io le sto portando la posizione del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, di cui faccio parte. Credo possa rappresentare coerentemente quello che voteremo in aula. Il provvedimento che cercava di risolvere qualche problema in maniera goffa è stato il famoso indulto di Mastella, che poi al proprio interno aveva una serie di reati finanziari che di certo non dovevano servire a svuotare le carceri. Quindi su questo noi siamo dell'idea che in questo momento bisogna mettere e rispolverare il piano del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sul potenziamento delle carceri. In Parlamento, dove tra l'altro è stato addirittura convertito in legge un decreto che si chiamava svuota carceri proprio negli ultimi mesi, niente. E che in realtà ha solo fatto speculazione edilizia sulle carceri e sulla struttura carceraria. Allora, Di Maio ha citato famiglia Ligresti. Ma questo non è vero. Che cosa? Ha fatto speculazioni edilizie, ma quali? Se vuole possiamo parlare quando ma vuole. Ma sì, ma ne parli, però cerchi di parlarne però con cognizione di causa. No, perché lei voi prima, avete potenziato i poteri prima del commissario per le strutture carcerarie. Ma scusi, ma il commissario non è esattamente quella persona che è deputata a quel meraviglioso piano carceri che lei ritiene la panacea di tutti i mali? Probabilmente ignorando che quel piano carceri nella sua concretezza è molto diverso da quello che lei ha rappresentato. Ah, io non lo so, si metta d'accordo con se stesso. Io sono d'accordissimo con me stesso e le sto dicendo che mi fido del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che ha progettato questo piano carcere. Presidente Di Maio, perché voi siete, anche dopo l'intervento della Cancellieri, rimanete risolutamente contrari, quindi favorevoli alle sue dimissioni? Ma perché chiaramente non convince, qui bisogna ricostruire un attimo i fatti. Noi sappiamo che a luglio la famiglia Ligresti, che è una famiglia molto amica della ministra Cancellieri, è stata praticamente arrestata quasi tutta, solo uno dei figli è tuttora latitante in Svizzera e quindi è scappato agli arresti, e in quell'occasione la moglie di Ligresti chiama la Cancellieri per dire questo non è un comportamento, non dovevamo essere trattati così, e la ministra dice io resto a disposizione, è vero, non dovevate essere trattati così. Aspetti, è il ministro che chiama la signora, succede non poi la signora che chiama il ministro. Succede poi che successivamente c'è questa telefonata che fa la ministra per sollecitare il rilascio della figlia di Ligresti. Ora la situazione non è vero. Ma che questa, dici? La situazione è questa qui. Oggi la ministra ci è venuta a raccontare che non dipende da lei la scarcerazione. In passato questo è successo in altri casi, ricordiamo la telefonata per il rilascio di Rubi in quel caso. In quel caso le forze che oggi sostengono la ministra, alcune di quelle forze, si fecero venire una crisi di nervi, ricordiamo bene quali sono state le richieste per esempio del Partito Democratico. Io credo che noi dobbiamo scegliere se questo è un paese che deve essere fondato sui diritti o sui santi in paradiso, sugli amici, ministra sulle dice, telefonate. Io sono fatto quella telefonata forse inopportuna, di solidarietà un po' troppo espressa, ma ci conoscevamo da parecchi anni, però avete visto che diciamo il mio interessamento segue e non precede, così dice lei, di 5 giorni già una macchina che si era messa in moto per conto proprio. Perché questa ricostruzione non la convince? Perché semplicemente abbiamo un ministro che fa una telefonata per far sollecitare una questione di una famiglia amica. Abbiamo un ministro della giustizia che ha rapporti con una famiglia il cui capofamiglia è già condannato e il resto della famiglia è responsabile di un buco di 600 milioni di euro a scapito di piccoli risparmiatori. Questo a me inquieta, come diceva prima il giornalista di Repubblica, non ricordo il nome, diceva in altri posti del mondo si dimettono per molto di meno perché si cerca di tutelare l'onorabilità dell'incarico e del dicastero che si rappresenta. Si può paragonare, seppur un po' alla lontana, il caso Ligresti, il caso Cancellieri Ligresti al caso Berlusconi Rubi? Comincerei questo brevissimo giro proprio da Di Maio. Ma dal punto di vista dell'opportunità politica sì, assolutamente. Io tengo sempre a precisare che questa è una questione prima di tutto di opportunità politica. Prima avete fatto un racconto con quel contributo video della famiglia Ligresti e di come è stata gestita
la SAI e così via. Il discorso fondamentale è proprio questo: abbiamo un ministro che in questo momento, oltre ad avere relazioni con quella famiglia di cui Salvatore Ligresti è già condannato per corruzione negli anni 80-90, adesso abbiamo anche un ministro che chiama per quella famiglia. Questa, dal punto di vista politico, è assolutamente inopportuno. Allo stesso modo, dal punto di vista dell'opportunità politica, a suo tempo fu fatta quella telefonata per il caso Ruby, dicendo che Ruby era la nipote di Mubarak, poi il Parlamento votò che Ruby era la nipote di Mubarak in quella informativa. Quindi io credo che in questo momento, dal punto di vista dell'opportunità politica, le due cose collimano. La telefonata alla questura per Ruby equivale alla telefonata, guardi, della cancelliera Ligresti? Beh, insomma, non ci sono persone di serie A e di serie B, quindi se diciamo che è un intervento, come dire, per un caso umano, credo, trovo strano, non tanto le telefonate di per sé, ma che una procura ritenga che non c'è abuso d'ufficio e che invece in un altro caso la procura apra un procedimento e ci sia una condanna. Tanto per... come ora lasciandola parlare, perché, come dire, è proprio, continua a darsi la zappa sui piedi. Dal punto di vista dell'opportunità politica, le due cose collimano. C'è questa telefonata che fa la ministra per sollecitare il rilascio della figlia di Ligresti. Ora la situazione non è vero. Ma che questa, dici? La situazione è questa qui. Ora la situazione non è vero. Ma che questa, dici? La situazione è questa qui. Ora la situazione non è vero. Ma che questa, dici? La situazione è questa qui. Io credo che gli indulti e le amnistie abbiano dimostrato che non risolvono la questione. Ma Grillo qualche anno fa era favorevole, sottoscrisse l'appello di Pannella.